Ornella Vanoni, lasciai Streller, litigai con Mina. I soldi? Ho perso tutto. E non temo la morte. La cantante protagonista del docufilm Senza fine, di Elisa Fuxas, che verrà presentato a Venezia, ci ho messo una vita a recuperare i rapporti con mio figlio Cristiano. Il Festival di Sanremo? L'ho vinto io, chi canta come me ha 86 anni? Ornella Vanoni è diversa da come sembra, o da come viene vista. Quella che a qualcuno appare leggerezza, ai limiti della svampitezza, in realtà è ironia. È una donna colta, molto attenta a scegliere le parole, a soppesare i ricordi. Qual è il primo? I miei genitori che vanno all'opera, a vedere la Manon, e io che dico, Manon è quello che papà dice sempre alla mamma, ma non fare questo, ma non dire quell'altro. E i gattini del fruttivendolo, che mi portavano a casa quando mi veniva l'influenza, poi però dovevo restituirli, con grande dolore. Della guerra cosa ricorda? Le mani di mio padre che mi afferrano e mi trascinano sul predellino del treno. Era il primo bombardamento di Milano. La città bruciava. Noi fuggimmo a piedi, verso i binari. Fu la salvezza, ma anche la dannazione. Perché? Perché a lungo ho pensato che tutti gli uomini fossero come mio padre, e si prendessero cura di me. Per anni ho avuto un incubo, papà aveva perso le mani. Dove portava il treno? A Varese, i bombardamenti continuarono, e anche le nostre fughe. Capimmo che non dovevamo chiuderci in cantina, dove saremmo morti come topi e con i topi. Un altro incubo è il tram di Varese che mi mette sotto. Poi arrivarono gli americani. Com'erano? Profumati, tutti in maglietta bianca. Sapevano di palmolive, mentre i nostri poveri soldati erano stati mandati in guerra senza nulla, neppure il sapone. Ancora adesso la cosa che più mi piace di New York è l'odore. I tedeschi erano spariti, uscii di casa urlando, tutti si abbracciavano, ricordo una stretta fortissima. Da allora adoro essere abbracciata. Nel bel docufilm di Elisa Fuxas, Senza fine, lei racconta la Milano del dopoguerra con entusiasmo. Tutto pareva possibile, come in una fiaba. Diventai amica di Gaber e Iannacci, due persone stupende. E a 20 anni si fidanzò con Giorgio Streller. Ero timidissima, al collegio, in Francia e in Inghilterra, annodavo le lenzuola per le compagne che volevano calarsi dalla finestra, loro scappavano, e io no, preferivo restare dentro. Durante la guerra ero stata operata al collo, mi tolsero i linfonodi, e mi massacrarono. Ho ancora adesso le cicatrici, vede? Mi vergognavo molto.